Undicesima edizione del premio letterario Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita di Belice. La giuria del premio letterario Tomasi di Lampedusa, presieduta da Gioacchino Lanza e composta da Salvatore, Silvano Nigro, Giorgio Ficara e Mercedes Monmani, ha assegnato la palma della vittoria della undicesima edizione allo scrittore madrileno Xavier Marías per il libro Gli innamoramenti, edito da Einaudi. Marías è uno scrittore molto prolifico, è giornalista, docente universitario, traduttore di tanti libri in spagnolo e ha scritto alcuni saggi molto importanti su Tomasi di Lampedusa. Ha ricevuto una serie lunghissima di premi. Il libro Gli innamoramenti è molto inquietante e pone i grandi problemi della verità, della giustizia, della impunità. È un libro con poca azione e pochi personaggi, una storia aggrovigliata e terribile che si sarebbe potuta narrare in pochissime pagine, ma Marías è entrato nel mondo dei personaggi e nella loro psiche, facendo così un vero trattato psicologico, anche se lui nega l'intenzione di avere voluto fare un libro a sfondo psicologico. L'opera di Marías ci ha riportato all'ultimo romanzo di Leonardo Sciascia, Una storia semplice. Di questo lavoro è difficile fare una breve sintesi, perché deve essere assolutamente letto. Una sintesi guasterebbe la lettura di chi vi si vuole approcciare, anche perché ha il taglio del giallo, pur non essendo un giallo. Ad ogni buon conto, chi ne vuole sapere di più può seguire le interviste che Gaspar Agnella ha condotto a Santa Margherita di Belice con il sindaco, con Gioacchino Tomasi Lanza e con lo stesso scrittore Marías. I morti devono restare al loro posto e niente deve modificarsi. Ci consentiamo di rimpiangerli perché andiamo sul sicuro con loro. Perdiamo una certa persona e siccome sappiamo che non si ripresenterà e non reclamerà il posto che ha lasciato vacante e che è stato rapidamente occupato, siamo liberi di desiderarne il ritorno con tutte le nostre forze. La rimpiangiamo con la tranquillità che i nostri conclamati desideri non si compiranno mai e che non vi è ritorno possibile che ormai non interverrà più nella nostra esistenza né negli affari del mondo, che non ci intimidirà né ci intralcerà e neppure ci farà ombra, che mai più sarà migliore di noi.
Dei più vicini ci ricordiamo quotidianamente e ci intristiamo ancora ogni volta nel pensare che non li rivedremo, né li sentiremo più, né rideremo di nuovo con loro e non baceremo ancora quelli che baciavamo. Tuttavia, non vi è morte che non lenisca qualcosa per qualche aspetto o che non offra qualche vantaggio. Una volta che sia avvenuta, è chiara a priori, non se ne desidera nessuna, probabilmente neppure quella dei nemici. Si piange il padre, per esempio, ma ci ritroviamo con la sua eredità, con la sua casa, con il suo denaro, con i suoi beni, che dovremmo restituirgli se tornasse, mettendoci in difficoltà e provocandoci un'angoscia straziante. Si piange la moglie o il marito, ma a volte scopriamo, anche se dopo un certo tempo, che viviamo più felici e comodi senza di loro o che possiamo cominciare di nuovo se ancora non siamo troppo vecchi per farlo. Si piange il grande scrittore o il grande artista quando muoiono, ma vi è una certa gioia nel sapere che il mondo è diventato un po' più volgare o più povero e che le nostre stesse volgarità e povertà risultano così più nascoste o dissimulate, che adesso non c'è più quell'individuo che con la sua presenza ci sottolineava la nostra mediocrità al suo confronto. E certamente si piange l'amico, come io piango Miguel, ma anche in questo viene una sensazione gradevole di sopravvivenza e di prospettiva migliore, perché si è quello che assiste alla morte dell'altro e non viceversa, perché si può contemplare il quadro completo e alla fine raccontare la storia, perché ci si può occupare delle persone che lui lascia indifese e sconsolate. Man mano che gli amici muoiono, uno si sente sempre più avvilito e più solo, ma insieme va detraendo. Uno in meno. Io so che cos'è stato di loro fino all'ultimo istante e sono quello che resta per raccontarlo. Me invece, nessuno mi vedrà morire fra quanti mi abbiano davvero a cuore, né sarà in grado di riferire di me per intero. Quindi in un certo senso rimarrò per sempre incompiuto, perché loro non avranno la certezza che io non resti vivo in eterno se non mi hanno visto crepare. Arriviamo all'undicesima edizione del premio Tomasi di Lampedusa con la premiazione di un grande scrittore spagnolo, Marías. Cosa ci dice di questa edizione del premio? Un grande sforzo organizzativo, specialmente per un piccolo comune come Santa Margherita di Benicio, un comune di 7.000 abitanti che in controtendenza, diciamo felicemente in controtendenza, pensa di promuovere il territorio, il paese attraverso la cultura. E allora il premio letterario per noi è l'appuntamento più importante della nostra agenda annuale e siamo giunti, come diceva lei, all'undicesima edizione. Abbiamo avuto il piacere di avere veramente forse i più grandi scrittori viventi, premiati, e li abbiamo conosciuti, li abbiamo ascoltati, ci siamo arricchiti. E questa edizione penso che sia anche una bella edizione. Abbiamo conosciuto questa sera un grande uomo di cultura, un grande scrittore, e poi questa sera avremo anche dei contributi importanti, un contributo musicale che è quello di Fiorella Mannoia e un contributo per quanto riguarda il teatro, la lettura di Tomasi di Lampedusa di Sebastiano Somma. È un grande sforzo, mi creda, è un grande sforzo, perché oggi è difficile promuovere la cultura. Ma l'incontro con altri sindaci che hanno avuto grandi scrittori, di questo vorremmo sapere. Sì, questa è una bella iniziativa che vede insieme come primo gruppo, siamo noi, Santa Margherita di Benicio, il sindaco di Santo Stefano Belbo e il sindaco di Casalsa della Delizia, tre realtà diverse, Tomasi di Lampedusa, Cesare Pavese e Pierpaolo Pasolini, tre scrittori che iniziano a dialogare, tre comuni che iniziano a dialogare per immaginarsi un percorso di promozione del territorio attraverso la cultura. Noi questo facciamo il primo passo, noi pensiamo che questo progetto si allarghi, e poi c'è anche la Città del Vino che ci sta aiutando, perché tutti i paesi che fanno parte della Città del Vino, per mettere insieme anche il buon vino con la buona letteratura, possa diventare appunto un circuito che serva a promuovere i nostri territori e fare anche della cultura una promozione. Gioacchino Lanza è l'anima del premio letterario Tomasi di Lampedusa. Siamo all'undicesima edizione con Marías, scrittore spagnolo che ha scritto il libro
che potrebbe essere un giallo, però un giallo anomalo, ma è un libro di psicologia. Lui dice che non frequenta la psicologia, però parla dell'animo umano, insomma. Perché questo, allora, questo comportamento più che altro? Ma prima di tutto guarda che Maria sa scritto due saggi su Lampedusa, uno più bello dell'altro, quindi solo per questi doveva essere premiato. Stasera ne leggerà uno e sarà una cosa sconvolgente, che è scritto come il romanzo, è un piano strategico in cui le spiega questo che leggerà stasera. Lui è un autore di Gallimard. Gallimard, per il centenario della casa editrice, chiese ai suoi autori un saggio su chi era il migliore scrittore del secolo XX. Lui disse Lampedusa e ha fatto sto saggio, che ora è un po' rivisto. Ma è una cosa sconvolgente come è combinato, perché è una cosa che prima si dice cosa è la letteratura del XX secolo. Poi quelli che sono... Dice, ma questi sono un po' invecchiati, quelli d'avanguardia, Borges, Joyce, insomma, Faulkner. Poi dice, ci sono quelli, poi passa, si dice, poi ce ne sono due che non sono invecchiati per niente, e sono Karen Blixen e Lampedusa. Poi parla di Lampedusa e queste cose qui. E alla fine conclude, per questo tutti noi che siamo scrittori professionisti, sia quelli che hanno una tenuta, cioè che non hanno fatto un libro e poi cose che non funzionano, sia quelli che hanno fatto un libro e non hanno fatto più niente, abbiamo il diritto di odiare il Gattopardo. Maestro, il suo libro è inquietante. Perché spero. È inquietante. Io purtroppo, mia moglie è morta da qualche giorno, non ho necessità di uccidere per risposarmi. E voglio dirle... e porre delle domande. Leggendo il suo libro ho dubitato che esista una verità. Qual è la verità? Ce n'è una, ce ne sono due, ce ne sono tante. Ecco Pirandello. E poi la giustizia. Un uomo che uccide si risposa con la moglie dell'ucciso. L'impunità. Sì. E poi lei dice che la letteratura contemporanea è una disgrazia. Poi il suo rapporto con la letteratura francese. No, un attimo, non lo dico io, lo dice la narratrice. Lo dice bisogna non confondere, e soprattutto in questo caso, io ma dal 1983 ormai ho scritto sempre i miei romanzi nella prima persona, per una serie di ragioni, mi sento più comodo, eccetera, e altri. E allora, almeno nel mio paese, c'è stata una tendenza a confondere un po' l'autore e il narratore, che fino a questo libro erano state sempre narratori maschili. Invece questa volta è una narratrice, infatti. In questo caso ancora di più bisogna non confondere quello che dice l'autore con quello che dice il narratore o la narratrice, che alla fine sono sempre un personaggio in più, anche se sembra che uno condivida forse qualche delle parole del narratore o in questo caso narratrice. Sono soggetti, tutti e tre che lei ha menzionato, sono soggetti che effettivamente sono nel libro, ma sono troppo grandi, troppo ampi per dire qualcosa. Una cosa che ho detto, non ricordo bene se in questo stesso libro o in un altro, è che quando la verità non si può conoscere, e questo succede purtroppo tante volte nella vita, allora si può inventare. È quello che facciamo in un certo senso tutti i romanzieri. I romanzieri raccontiamo una cosa che magari dipende dal caso e... ispirata e tratta di fatti veri della nostra vita o della vita di qualcuno che ci sono arrivati alla nostra conoscenza. A volte no, a volte inventiamo assolutamente tutto quello che c'è nella narrazione, ma diciamo nel mio caso devo dire che a volte, non in tutti i miei romanzi, ci sono delle
delle storie, diciamo, che sono accadute nella realtà. E devo dire che in questo romanzo, forse questo può fornire può soddisfare un po' la curiosità, in questo romanzo c'è un elemento che è vero, è una cosa successa. Diciamo che le prime 30 pagine del libro, più o meno, si corrisponderebbero con una cosa che è successa. Una mia amica, una grande amica, da tanti anni, mi ha raccontato una decina di...